coronavirus costringe ad una Pasquetta surreale entro le mura domestiche, cercando quell'allegria tanto rara in un momento di enorme sconcerto. Un piano straordinario di controllo del territorio per scongiurare ipotesi di gite fuori porta, in seconde case, frequentazione di luoghi pubblici. Una Pasquetta resa ancora più amara per i lavoratori perché non si sa quale possa essere il ritorno alla regolarità. Parla al giornale sull'economia del futuro il neo assessore Spirlì. Inizia la settimana santa delle due comunità ortodosse di stile Bivongi. Domenica celebreranno la loro Pasqua, riti che come quelli cattolici si svolgeranno con i monasteri chiusi ai fedeli. Bentrovati, giornale di Telemia, buona Pasquetta, giorno di Pasquetta 2020, una Pasquetta insolita, ristretti tra le mura domestiche, un'atmosfera anomala ma che ognuno ha cercato di rendere comunque gioiosa. Una Pasqua diversa questa, talmente inedita, più che mai insolita rispetto a quelle a cui siamo stati abituati. Sono giorni di silenzi assordanti, di strade deserte e saracinesche di negozi, tante quelle abbassate, e niente abbracci che infinitamente ci mancano. Nessuna celebrazione a porte aperte nelle chiese della nostra regione per la resurrezione di Cristo, per la tanto attesa rinascita a cui tutti auspichiamo. Ebbene sì, ai tempi del coronavirus, Pasqua e Pasquetta ci è toccate passarle a casa. Lo aveva già preannunciato, a dire il vero, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso di una sua precedente conferenza stampa, rivolgendosi a chi da diverse parti d'Italia chiedeva lui di possibili novità per le festività in arrivo. Ma ai noi il distanziamento sociale risulta ancora essere un'arma vincente per sconfiggere e abbattere il nemico invisibile, e il tempo, beh, per molti sembra essersi arrestato in casa, non lo è solo nelle corsie degli ospedali. Non possiamo godere della bella, solita e soleggiata primavera alle nostre latitudini. Per quest'anno niente grigliate, gite fuori porta, escursioni o fughe verso le località di mare. L'unica consolazione è stata e continua ad essere il cibo, ma made in house, almeno quella, l'unica certezza. Tra agnello, capretto, pastiera a colomba e gudduraci, i calabresi hanno così dovuto rinunciare alle solite tradizionali Pasqua e Pasquetta, e questo risulta essere un vero danno per gli operatori del settore socio-economico. Insomma, non ci resta che dirvi, per l'ennesima volta, restate a casa, perché ad informarvi ci pensiamo noi, e ne approfittiamo anche di questo servizio per rivolgere a tutti voi i nostri più sinceri auguri, a partire dall'editore Giuseppe Mazzaferro, dalla nostra redazione giornalistica, dai tecnici, dai collaboratori tutti, dall'intera macchina dell'informazione che Telemia mette in moto ogni giorno con amore, passione e dedizione. Ancora siamo in piena emergenza, ma già si pensa al futuro e come uscirne fuori, con quali e quanti aiuti, soprattutto alle famiglie. Ne parliamo con il neo assessore Nino Spirlì. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le mie deleghe al commercio e all'artigianato, abbiamo già stanziato 150 milioni di euro che serviranno per dare un ristoro alle medie e piccole imprese, sia del commercio che dell'artigianato. Stiamo approntando il bando, che sarà rapidissimo, agilissimo, semplicissimo. Come verranno erogati questi soldi? Ma sono fondi che abbiamo trovato praticamente perché intanto alcuni di questi fondi erano già presenti, diciamo, ma non sono mai stati utilizzati, e quindi di concerto con l'assessore Orso Marzo al turismo e con l'assessore Gianluca Gallo, che si occupa dell'agricoltura e delle imprese dell'agricoltura, con un lavoro, devo dire, certosino dei dirigenti, abbiamo racimolato questi 150 milioni, che sono veramente un buon ristoro, soprattutto per le medie e piccole imprese. Per quanto riguarda il commercio e l'artigianato, stiamo riflettendo, ma è sicuro che sarà così, di dare una sorta di fondo perduto, insomma un aiuto a fondo perduto ai piccoli e piccolissimi, e una possibilità di credito a zero interessi e con il primo anno abbonato, diciamo, alle medie e piccole imprese. Quindi questa è la prima cosa che è venuta fuori e che, della quale sono, devo dire, orgoglioso e onorato. Per quanto riguarda il mondo della cultura, siamo in collegamento nella conferenza Stato-Regioni con il Ministro Franceschini e stiamo lavorando di comune accordo. Ci sono 130 milioni che saranno divisi
fra le regioni e che andranno ad aiutare le imprese del mondo della cultura, che sono veramente tante, e anche i musei, e per dare anche a loro un aiuto per superare questo momento. Le famiglie ieri hanno ricevuto questi 25 milioni, le famiglie bisognose hanno ricevuto questi 25 milioni proprio dalla riunione di giunta di ieri mattina, che serviranno per l'acquisto di beni di prima necessità, quindi beni alimentari di prima necessità e farmaci. Per gli studenti ieri mattina la giunta ha deliberato l'acquisto di 25.000 tablet per 25.000 studenti bisognosi delle scuole secondarie superiori, per cui potranno studiare esattamente come i loro compagni di classe già muniti di questo strumento, che ormai è indispensabile, e la cosa può essere, e sicuramente nei prossimi mesi la potremo allargare anche fino ad arrivare ai bambini delle scuole elementari, è quello che noi veramente ci auguriamo. Insomma, le prime misure ci sembrano le più adeguate per superare questo momento e per dare l'opportunità alla Calabria di ripartire. Riparti Calabria è un progetto della Presidenza, così come Scegli Calabrese è un progetto della Vicepresidenza, della mia Vicepresidenza, perché la cosa più importante in questa fase è che tutti i cittadini calabresi si ricordino, quando vanno a fare la spesa alimentare, ma non solo, di scegliere le aziende calabresi. Questo perché? Perché siamo noi i primi a dover aiutare il territorio, aiutiamo la Calabria a ricrescere, a rinascere, a rialzare la testa proprio in questa fase. Non aspettiamo che finisca, perché sarà ancora un po' lunghetta, e le nostre aziende hanno bisogno assolutamente di un aiuto che deve venire anche e soprattutto da noi stessi. Quindi spendi e consumi calabrese? Sì, assolutamente, spendi e consumi, scegli calabrese, perché la cosa importante è questa: noi abbiamo le nostre imprese, che sono alcune anche artigianali, sono imprese familiari, sono piccole imprese, ma ci sono anche le grandi imprese, ci coprono in tutti i nostri bisogni, dal lattiero caseario a quello delle carni, del salumificio, della salumeria, voglio dire, ma fino al vestiario, tutti i prodotti, i vini meravigliosi, gli oli buonissimi, insuperabili, la frutta, le verdure, insomma abbiamo una copertura al 100% di tutte le nostre necessità. Scegliamo per favore calabrese, quando andiamo anche nella grande distribuzione, quando andiamo al supermercato, due secondi in più, intercettiamo i prodotti calabresi, anche i prodotti in barattolo, dalle melanzane sott'olio ai funghetti, insomma tutto quello che riusciamo a recuperare, i biscotti, il pane, insomma tutto quello che noi riusciamo a mettere nel nostro carrello, che sia di produzione calabrese, aiuterà la Calabria a rinascere. Questa è una cosa importantissima. Come hanno trascorso questo weekend pasquale gli immigrati e qual è il loro stato di disagio che permane? Sentiamoli. Però un bravo ragazzo. No, va bene, perché c'è un po' di emozione, che emozione. Che cari. Veramente. Senti, comunque era un bravo ragazzo, io lo conoscevo, mi dispiace tanto, veramente mi è dispiaciuto. Conoscevo pure quell'altro, conoscevo tutti e due, ma mi dispiace. Mi dispiace che è successo una cosa che non pensavamo mai potesse succedere. È strano qua, perché... È strano, perché voi siete di tutte persone per bene, eh? Per lavorare, tu sempre per lavorare, che abbiamo bisogno di aiuto, e arriva una cosa che va bene. Certo. Abbiamo parlato come direttore. Sì. Ho chiesto alla comune di Terranova per aiutare noi, e due giorni che arriva una cosa così. Non va bene per noi. Comunque... Dovete avere pazienza, fede, speriamo che possa risolversi nel migliore dei modi, va bene? Sì. Voi siete persone che siete venute per lavorare, sì, per fare portare un po' di beneficio, di migliorare la vostra vita e quella dei vostri, delle vostre famiglie. Forza e coraggio,
Va bene? Sì, sì, sì. Ecco, mi raccomando, grazie. Questi li dividiamo. Anche la consulta di Torino è presente qui al sostegno di questi nostri fratelli che sono qui. Assolutamente sì, perché l'emergenza naturalmente è emergenza per tutti, sia naturalmente per i cittadini di Torinova che hanno bisogno, ma anche per questi ragazzi che non soltanto oggi nell'emergenza, ma spesso tutto l'anno sono qua a dare manforte a delle aziende agricole che usano il loro lavoro per pagare meno, perché di questo si tratta. Allora a questo punto bisognerebbe utilizzare questa occasione anche per dirle in maniera molto chiara. Questi ragazzi sono qua per lavorare, per dar manforte alle nostre aziende agricole. Se magari si utilizza questa occasione per cercare di facilitare ogni operazione per regolarizzarli, dargli dignità, lavoro e assistenza, non rubano qualcosa agli italiani, ma contribuiscono anche loro a quello che è il nostro benessere, mi sembra evidente. Quindi questo è solo un piccolo gesto e non è soltanto oggi che la consulta fa insieme agli altri, alla Caritas, alla Croce Rossa, per dire che siamo vicini loro, anche nonostante la tragedia che ha colpito con la morte di un ragazzo, insomma. E per non catalogare tutti come pericolosi diciamo, e a rischio per la nostra comunità. Non la vediamo così, almeno la consulta non la vedremo. Sì. Allora che noi la mando io una dichiarazione. Ci sono tante persone dappertutto che non arrivano, capito? Cioè, non è questione di colore, di qualcosa. Ci sono persone egoiste come ci sono persone altruiste nel mondo. Ci sono persone buone come ci sono persone cattive, in tutti i posti. Dai, tranquillo, sì, tranquillo, va bene. Tranquilli e mi raccomando, forza, è un periodo brutto per tutti. Grazie, sì, stiamo lavorando, facendo del bene ai poveri. Ciao, tanti saluti, grazie. Ecco, anche i volontari del Comitato Torinova sono qui presenti per aiutare questi nostri fratelli. Comunque, forza e coraggio, mi raccomando, siate fratelli. Sì, ma noi volevamo chiedere una cosa, perché mi raccomando, in caso di questo problema hanno cercato di sgombrare la gente, allora che sappiamo cosa che esiste ora come coronavirus, quindi che nessuno può andare all'altra parte, perché noi in questo momento no. In questo momento non vi sgombrano, state tranquilli. State tranquilli. Però poi, chiaramente, se trovano la soluzione migliore, è meglio se vivete in città, in paese, capito? In una casa bella. Sì, sì, come l'ha detto lei l'altro giorno. Io l'altro giorno ho detto che stiamo cercando di vedere con un piccolo fondo di garanzia, l'ho detto pure l'altro giorno in collegamento al vicepresidente Spirlì, e lui ha detto che si impegna, perché là Regione aveva previsto un fondo garanzia per gli affitti, perché la gente, molte, non l'affittano le case perché hanno paura, certo, che poi vanno via senza pagare. Scusi, ma Non è successo a Sai che hanno detto che loro devono mandare la gente da lei a San Ferdinando. Allora no. Che le gente che lavorano No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, questo non succede, non succede questo. Nemmeno posto là. Non succede. Se tu vuoi cambiare casa e andare a Taurianova o a San Martino, ti affitti una casa, va bene? Sì, va bene. Io la proposta mia è pagare 3, 4, 6 mesi, la deve pagare la regione, la paghiamo. Dopo cominciano loro. Capisci? Sì, ok, va bene. Per venire a lavorare. Che poi sai che cos'è? In una casa andrebbero 4 o 5 di loro. Sarebbero 50 euro a testa, certo. Come fanno a Drossi. A Drossi pagano 50 euro ciascheduno e abitano in 5 in una casa. Ma loro lavorano, i soldi ce li hanno. Sì, ma poi quando lavorano, perché lavorano? Non è che sono hai sentito ieri che c'è bisogno di 170.000 braccianti. Sì, esatto. Quindi loro ce la fanno a pagarsi la casa quando si mettono va bene. Insieme. Va bene. Sono regolari. Sì, sono tutti regolari. Hanno tutti il permesso di soggiorno. Potrebbero lavorare tranquillamente, perché hanno tutte le carte in regola per farlo. L'Ocri di Ambiente ha diramato un comunicato stampa dove invita ad una corretta differenziazione RSU. Ai cittadini richiesto un ulteriore sforzo affinché il servizio resti efficiente. L'Ocri di Ambiente, rivolgendosi ai cittadini del territorio, esorta ad attenzionare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri, altamente improbabili al giorno d'oggi, e quindi richiede collaborazione massima. Nella nota stampa la società conferma l'impegno sinora profuso per garantire il servizio pubblico di propria competenza e precisa come l'igiene del territorio continui a rappresentare un'esigenza unica e primaria. L'azienda ha sinora fatto quello che doveva fare, ossia organizzare turni di lavoro adeguati alle dinamiche emergenziali di questi giorni e dotando il proprio personale di tutti
tutti gli strumenti necessari e kit del caso per svolgere in massima sicurezza il proprio lavoro. Il pensiero va in particolare agli operatori della raccolta che partecipano in prima linea al grave momento socio-economico sanitario. Poi la società a cui è affidato il servizio raccolta RSU chiede ad ogni singolo operatore un ulteriore sforzo affinché il servizio sia sempre continuo. Rammenta la cittadinanza a differenziare i rifiuti al fine di ottimizzare i tempi di raccolta. Questo è uno step fondamentale per attuare le misure di contenimento alla diffusione del virus. Sul sito internet www.locridambientespa.it l'utenza potrà reperire tutte le informazioni. Andiamo a Reggio Calabria, un giovane lavagista si offre gratuitamente per sanificare tutte le auto delle forze di polizia. Un giovane imprenditore ha portato avanti un'iniziativa di sanificare le sanificazione delle auto della Polizia di Stato. Ecco, voi già avete presentato domanda al questore? Sì, questa iniziativa la sta portando avanti questo giovane imprenditore che ha il lavaggio ad archi e mi ha investito a me del problema dicendo se potevamo fare qualcosa. Io ho preso subito in mano la situazione e ho protocollato in questura, indirizzandolo al questore, questa nostra iniziativa, che nel senso vogliamo stare vicini alle forze dell'ordine che tutti i giorni sono sulla strada per questa situazione di emergenza sanitaria, per non far prendere ad altri questa epidemia. Ecco. Questa iniziativa che vuole fare questo giovane imprenditore, quindi tutte le forze dell'ordine, sempre se il questore darà l'ok, quindi possono recarsi presso l'autolavaggio e sanificare tutti i mezzi di tutte le forze dell'ordine. Quindi carabinieri, polizia? Carabinieri, finanza, tutti coloro che sono in trincea per questa epidemia, ecco, laviamo le macchine, siccome loro sono a contagio, a stretto contatto con le persone che non rispettano le regole, quindi per non farli prendere anche loro ad essere contagiati, quindi è meglio fare questa sanificazione dei mezzi, perché anche noi nel nostro settore lo stiamo facendo. Per aggiungere che questo è un atto di solidarietà e di vicinanza alle forze dell'ordine che sono tutti i giorni in strada per sanzionare chi non rispetta le regole, ecco, per non fare prendere l'epidemia, il contagio ad altre persone. Come nasce questa idea di fare la pianificazione a tutte le auto delle forze dell'ordine? Allora, siccome sto vedendo che loro stanno dando una mano a noi in questo brutto periodo, ho deciso di dare una mano anche io nella mia città. E avevo pensato di fare una cosa gratuita e igienizzare tutte le autovetture delle forze dell'ordine. E niente, accompagnato dal signor Antonello Errante. Quindi consisterebbe che ogni autovettura delle forze dell'ordine verrebbe fatto una sanificazione, solo dell'abitacolo, dell'autovettura. E niente. Prendo tutte le forze dell'ordine? Sì, tutte le forze dell'ordine, sì, ci mancherebbe altro. Carabinieri, polizia, se c'è qualche autoambulanza, polizia municipale, non è un problema. Siamo questo a sua disposizione. Lo fai gratuitamente? Sì, tutto questo lo facciamo gratuitamente nel nostro autolavaggio, che si trova ad Archi, in via Vecchia Provinciale. Ed ora un parere su quello che sta accadendo soprattutto al nord e i legami con questa terra. Sì, perché abbiamo sentito il presidente associazione Calabro Lombarda, Salvatore Tolomeo. E lì si sta vivendo un dramma nel dramma. E quelle, se poco fa ho visto proprio le immagini di quell'esodo alla stazione Garibaldi di Milano, le partenze. Se lei ci fa caso, erano tutti ragazzi con i trolley, sa perché? Erano tutti universitari e le università avevano chiuso 4 giorni prima. Tutti lavoratori precari, bar, ristoranti, corriere, no? E i lavori avevano chiuso prima, bar e ristoranti. Quindi erano senza lavoro, ma partire da Milano non era un reato, perché era regolare, bastava fare l'autocertificazione, bastava fare la dichiarazione che si andava in Calabria, si autoregistrava e bastava dichiarare che raggiungo il mio domicilio. Quei ragazzi sono tutti residenti domiciliati in Calabria. Il fatto che sono partiti
sono arrivati in Calabria, si sono messi in quarantena, hanno fatto la... e non mi risulta che è esplosa questa pandemia in Calabria. Diverso è il discorso di quegli irresponsabili che sono partiti senza registrarsi, sono partiti con pullman, macchine e treni, sono arrivati in Calabria senza alcun controllo. Allora io dico, non è chi ha rispettato le regole è stato è messo tutto un fascio con quelli che invece hanno violato le regole. Però il rammarico peggiore è questo, direttore, che un gruppo di politici, di cui non le faccio nome, ma lei li può cercare le trova, 6-7 politici appena nominati consiglieri regionali, non hanno trovato nulla di altro da fare perché erano ancora in attesa della poltrona regionale, di invocare l'intervento dell'esercito per frenare questi criminali irresponsabili. Sa cosa hanno creato? Che a Stellia Marina c'è stato un tentativo di linciaggio alla persona solo perché veniva da Milano. Beh, non mi pare che siamo arrivati in 13.700 dalla Padania, non mi pare che ci sono altrettanti casi di contagio in Calabria. E nemmeno di quei 20-30.000 che sono venuti non regolari, eppure quelli, alla fine, sa qual è la positività in questa, chiamiamola, polemica? La positività è che questi ragazzi, che altrimenti avrebbero dovuto fare una quarantena a fine febbraio, che già lì, a metà febbraio, eravamo già a osservare le regole, a tutt'oggi sarebbero state ancora lì, in una camera arredata a pagamento, magari in condivisione con altri 2-3 ragazzi, e le famiglie in Calabria stare in uno stato d'ansia che forse era peggio del coronavirus. E aggiungo e finisco. Ieri un preside di una scuola, di un liceo di Cosenza, ha fatto un appello alla Santelli: fatemi rientrare mia figlia che lì sta perdendo la salute, da sola in una camera arredata, non può uscire, io qui che soffro ogni sera in pensiero per lei. Ecco, questo esempio della ragazza figlia del preside, sono migliaia di ragazzi che non hanno voluto scendere in Calabria, disciplinati, sono rimasti lì. Ma non criminalizziamo questi che, rispettando la regola, sono venuti qui. Iniziative solidali in campo, la consulta delle associazioni e Caritas insieme. Anche a Taurianova state consegnando del materiale, diciamo, per le prime necessità, sì, per le bisognose. Alimenti, perché a Taurianova abbiamo formato un coordinamento insieme alla consulta delle associazioni, insieme alle parrocchie, quindi alle Caritas, insieme a tutte le altre associazioni di buona volontà che hanno voluto collaborare e hanno voluto sposare questa importante iniziativa, perché sappiamo quanto ormai la situazione si è allargata. Dopo un mese che la persona non lavora, le famiglie stanno veramente nell'indigenza, non possono uscire liberatamente, allora stiamo cercando di dare una mano d'aiuto. Grazie alla consulta delle associazioni, quindi anche al presidente Filippo Andreacchio, che ha saputo coordinare un collegamento, ha dato anche il via, ha saputo anche incitarci in questo, ma già eravamo pronti e stavamo già collaborando da prima. Ecco, quante famiglie bisognose ci sono in questa comunità? Da 2 settimane riusciamo a servire circa 200 famiglie, naturalmente con il grande contributo della Croce Rossa, che fa parte di questa cordata solidale, insomma, no? E sono 200 famiglie che spesso hanno anche delle necessità particolari e su questo cerchiamo di essere a loro vicini, immagino quello che serve ai più piccoli, ai bambini, naturalmente con discrezione e cercando di seguire le regole, visto che non possiamo muoverci come faremmo abitualmente come volontari, diciamo, in gruppo. Quanti volontari siete? Consiglio che ci sono tutte le associazioni della consulta che in maniera silente lavorano, ognuno chi dà una, chi fa una donazione, chi partecipa. Quali sono le associazioni? Sono 16 associazioni, sarebbe lungo fare la lista, insomma vi invito magari ad approfondire con i canali, col sito web, insomma ci sono davvero tante realtà diverse tra di loro, di estrazione laica, cattolica, tutti, diciamo, un pluralismo virtuoso che riesce anche in queste situazioni a inventarsi, diciamo, delle tecniche per far fronte a quella che è un'emergenza. Oltre alla Caritas ci sono aziende che stanno collaborando con voi? Sì, diciamo che ci sono qualcosa? Sì, ci sono molte aziende che si sono prestate, insomma, sia ad accogliere il progetto
la spesa del cuore, quindi ospitare un carrello, ma ci sono tanti altri che stanno facendo anche delle donazioni, hanno manifestato disponibilità. La cosa bella è che non soltanto le grandi attività commerciali di Torino, ma anche quelle nei posti più, diciamo, nelle comunità periferiche come Amato e San Martino, anche piccole attività hanno dato disponibilità. Questo giusto per creare una rete che potesse essere. Che settore sono? Sono generali alimentari, negozi di frutta, insomma, chi può in questo periodo tra l'altro rimanere aperto, insomma, questo è lo scenario. Stiamo cercando di far fronte a quello che non è naturalmente una delle nostre missioni principali, però in questo caso si fa davvero squadra e si fa del nostro meglio insieme anche alla Caritas Diocesana, che sempre questa mattina ha contribuito con, e non è la prima volta, fornendo dei beni alimentari che verranno insieme a quelli donati dai cittadini, insieme a quelli acquistati con delle risorse messe a disposizione dalle associazioni. Cerchiamo di dare continuità ogni giorno a queste famiglie che si aspettano una vicinanza, soprattutto in questi periodi che ci avviciniamo, insomma, a ridosso della Pasqua, e anche un segnale che va al di là del materiale, insomma, del pacco di pasta, e sentirsi vicini. Qual è stata la famiglia che ti ha colpito, diciamo, profondamente? Io ti dico la verità, per il compito che ho all'interno dell'organizzazione non vado direttamente dalle famiglie, però so di storie in cui ci sono famiglie dove hanno soltanto un reddito, e questo reddito magari non è, tra virgolette, dichiarato, ma in nero, e quindi potete immaginare la tragedia di stare un mese senza lavoro, con dei figli, senza nessun tipo di introito, diventa davvero complicato. Quindi se qualcuno magari non ha il coraggio di esporsi e dire io ho bisogno, invitiamo magari altre persone che sono vicine a loro, con grande discrezione, a segnalarci, noi faremo del nostro meglio a far sentire la nostra vicinanza, senza in qualche modo dare la sensazione che chi ha bisogno in qualche modo deve essere umiliato per certi versi, perché si espone a chiedere. E naturalmente l'invito è a tutti di continuare a donare nella spesa del cuore, così continueremo per molti giorni, visto che si prolungherà il lockdown, insomma, ad aiutare queste famiglie in attesa anche di aiuti statali più concreti. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Andiamo a Bivongi, celebrato il Consiglio Comunale a porte chiuse per approvare il bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco Vincenzo Valenti, è servito per ratificare il bilancio provvisorio 2020-2022 e approvare altri provvedimenti. Come detto, seduta voluta dal Sindaco Vincenzo Valenti, che dopo l'apertura e la lettura e approvazione di quanto deciso nella precedente seduta, ha detto: pur se stiamo attraversando un momento particolare, avevamo tempo, come per legge, fino al prossimo 31 maggio, ho inteso velocizzare l'iter per l'approvazione del bilancio preventivo per far funzionare la macchina amministrativa. Seduta servita anche per programmare meglio le attività del dopo emergenza coronavirus. I punti approvati nel corso del Consiglio, in cui non c'è stata la partecipazione della minoranza guidata dal capogruppo Nicola Lombardo, sono stati l'addizionale IRPEF, il piano delle opere pubbliche, l'aggiornamento del DUP e il documento unico di programmazione. A prendere la parola sui punti approvati tutti i consiglieri presenti, che hanno poi spaziato sul clima di isolamento che i cittadini e lo stesso Paese stanno vivendo, rimarcando la correttezza della popolazione che sta rispettando le direttive del Governo e le ordinanze del Sindaco, dimostrando grande maturità. A fine seduta, la soddisfazione del Sindaco, che ha sottolineato come il bilancio gode di buona salute e non ha lacune economiche, un pareggio che si esprime nei numeri con un fondo a inizio esercizio di circa 580.000 euro e con un saldo previsto di 3.120.000 euro tra entrate e uscite per la competenza dell'anno in corso. Nel corso della seduta non sono mancati ringraziamenti ai carabinieri della sezione di Stilo per la costante presenza sul territorio. C'è un giovane parroco attivissimo nel Regino, si tratta di Don Giovanni Zampaglione. Sentiamolo, protagonista in altre iniziative. Giovanni, questo flash mob qui a Marina di San Lorenzo quest'oggi. Sì, è un momento molto forte di preghiera che io ho fortemente voluto per la mia comunità di Marina di San Lorenzo. Ecco, vedrete, durante la nazionale, grazie all'ausilio di questa motoape, c'è una croce dove io mi fermerò ad ogni famiglia per fare un momento di preghiera e un momento di riflessione. È un momento forte e di preghiera, vissuto da tutte le famiglie e vissuto con chi è collegamento anche con la vostra emittente televisiva. Don Giovanni, ecco, lei sta indossando una mascherina che rappresenta il colore della città metropolitana, perché oggi anche la provincia è città metropolitana, ecco. Sì, il colore amaranto. Il colore amaranto. A dirvi la verità, questa mascherina me l'ha fatta mia sorella, perché noi come sacerdoti abbiamo tante emergenze, quindi ringrazio lei che me l'ha fatta
e indosso questo colore, che è il colore amaranto, il colore della nostra città, che ognuno di noi dovrebbe portare nel cuore. Questo colore, portarlo nel cuore, e soprattutto far sì che questo colore batta non solo per la squadra amaranto, ma per la città. Dobbiamo essere uniti. Ecco, invito i sindaci, il presidente della regione, siamo uniti. Sono momenti in cui ognuno di noi dovrebbe stare uniti per questa città. Qual è il messaggio che manderemo a tutti quelli che ci stanno guardando attraverso le nostre TV? Il messaggio di Don Giovanni Zampaglione per questo Pasqua 2020? Il messaggio di pace, di speranza, d'amore. In fin dei conti è il messaggio di Gesù, non è il messaggio di Don Giovanni. Il Signore si serve di me come strumento per dire agli altri che alla sera del nostro dì saremo giudicati sull'amore. Ecco perché dobbiamo volerci bene, stimarci a vicenda. Questa pandemia deve essere di insegnamento per tutti. Senza di Dio non possiamo far nulla, senza di Lui non possiamo far niente. Gesù, anche in croce pregavi, hai pregato anche per me. Io invece, quando mi trovo in difficoltà, dimentico spesso di pregare, anzi mi dispero e non trovo la forza di ritirarmi in preghiera. Perdonami, guariscimi lo spirito della mia preghiera, insegnami a pregare. Inizia la settimana santa delle due comunità ortodosse di Stilo e Bivongi. Domenica celebreranno la loro Pasqua, riti che, come quelli cattolici, si svolgeranno con i monasteri chiusi ai fedeli. Ormai alle spalle la Pasqua cattolica, la vallata Stilaro si appresta a celebrare domenica prossima quella ortodossa. Da lunedì le comunità ortodosse di Stilo e Bivongi sono entrate nella settimana santa. Noi chiediamo ai monaci com'è l'attesa pasquale dopo il lungo e ferreo digiuno della Quaresima. Il coronavirus sta sconvolgendo ovunque la vita tranquilla e ordinaria, non solo in Calabria e in Italia, ma un po' in tutto il mondo. In questo contesto i monaci sembrano i meno toccati di tutti, perché svolgono regolarmente le funzioni quaresimali nel monastero. L'assenza di visitatori si accorda inoltre con il carattere penitenziale di questo periodo che ci porta alla Pasqua. Per quale motivo noi non siamo preoccupati come gli altri? Ce lo insegna il padre dei monaci, Sant'Antonio il Grande, il quale nelle sue esortazioni dice: per quale motivo gli uomini accettano dai medici medicine anche amare o operazioni per acquistare di nuovo la salute, e invece si lagnano quando il Dio dà delle prove per guarirli spiritualmente? Come vi preparate nei monasteri di Stilo e Bivongi in questo periodo di pandemia proprio? Noi ci prepariamo dunque seguendo come possiamo l'esempio dei padri che hanno santificato questa vallata. Questo è particolare perché già adesso, mille anni fa, aveva tanti monasteri, ma adesso è l'unica in Italia ad avere due monasteri ortodossi dove invochiamo i santi di questo territorio, andando alle loro reliquie ogni giorno, chiedendo che salvino tutti e che la gente passi dal terrore al senso vero, alla necessità di cambiare, quindi a scoprire il vero digiuno, che come ci insegnano i santi padri. Ma che cos'è questo vero digiuno? San Basilio ci insegna che il vero digiuno è trattenere la lingua, reprimere l'odio, bandire la lussuria e le parole malvagie e le bugie.
Dunque, il vero digiuno porta a quest'opera di purificazione interiore. Il digiuno dal male è il digiuno, per cui il digiuno, diciamo, come privazione di alcuni cibi, è semplicemente uno strumento di aiuto, perché l'uomo è fatto non solo di spirito ma anche di corpo, e quindi dobbiamo, nel digiuno non significa che non mangiamo niente, ma che rinunciamo a determinate pietanze per poter avere un maggiore controllo di se stessi. Quindi questo è il vero digiuno, secondo i padri. Ecco, ma in questo periodo di coronavirus è vero che molti dall'Europa chiamano i monasteri di Stiro e Bivongi per una preghiera di intercessione con i santi locali, i santi Nicola, Ambrogio e San Giovanni Terestis. Sì, effettivamente noi non soltanto riceviamo messaggi, ma avvertiamo quanto è presente e quanto, in questo senso, io vi ho detto prima che esteriormente la vita del monastero non è cambiata in nulla, è proprio come deve essere in Quaresima, solamente che mentre non c'è gente noi avvertiamo la continua presenza di tante persone e noi preghiamo, ripetiamo la preghiera di Sant'Efrem continuamente per tutti. Ecco, per chiudere, quale messaggio per i fedeli della comunità ortodossa e gli abitanti della Vallata del Stilaro? Kali Anastasi, che significa, come dicevano fino al 1500 in greco, nel 400 qui in tutto il territorio, che significa buona resurrezione. Sindaci sentinelle delle comunità, in prima linea in quella che è la lotta antivirus. Sentiamo come è organizzata l'ANCI in questo tratto. In Calabria sono aderenti 374 comuni, quindi abbiamo soltanto 30 comuni che non sono associati o che in qualche fase hanno scelto di dissociarsi. La sezione regionale sostanzialmente ha una propria vita autonoma sul piano politico, però l'essere socio è un tutt'uno, è così quasi in tutta Italia dal 2020, quando sei associato ANCI lo sei per l'ambito regionale e per l'ambito nazionale, quindi ci sono anche tutti i comuni capoluogo. Gli organismi statutari sono il presidente, c'è il comitato direttivo e il consiglio regionale. Dopo la Calabria esprime un certo numero, in questo caso 11 eletti congressualmente, 2 a nomina diretta del regionale, membri del consiglio nazionale. Non stiamo a descrivere la strutturazione del nazionale, nell'ambito del quale ci sono espressioni calabresi autorevolissime. E noi ci occupiamo delle problematiche comuni agli enti, perché i soci non è un'associazione dei sindaci, così come non è quella della Locri, è l'associata del comune, e quindi tutti gli amministratori dei comuni soci possono anche rivestire cariche sociali. C'è la regola che almeno il 50% di tutti gli organi devono essere sindaci. In Calabria lo statuto prevede pure che il presidente debba essere un sindaco. Io in questo caso sto facendo le funzioni vicariali, perché quando sono stato nominato segretario a ottobre ero io il vicepresidente vicario di Cagli. Dopodiché noi aspettavamo che si svolgesse il congresso nazionale, che è stato a novembre, e poi magari era opportuno far passare le elezioni regionali per arrivare a nominare altri vicepresidenti. In realtà Gianluca Calli è decaduto poi il 20 gennaio perché si è dimesso da sindaco, quindi se no sarebbe stato soltanto sospeso come lo era da sindaco, anche in ANCI. Quindi le sue dimissioni da sindaco sono diventate efficaci il 21 gennaio
il comitato direttivo, il consiglio regionale, anziché imbarcarsi tra l'altro in un commissariamento per la sola figura presidenziale, che forse avrebbe fatto decadere anche tutti gli altri organi, ha deciso di respingere le mie dimissioni che erano pendenti e mi hanno chiesto di provvedere alla conduzione dell'associazione sino al congresso. Congresso che avevo indetto per il 3 aprile, era una data che era stata deliberata unanimemente anche dal Consiglio regionale e avevo fatto gli avvisi di convocazione con almeno 30 giorni d'anticipo come previsto. Noi abbiamo seguito appieno le regole statutarie regionali e nazionali. In realtà le norme vigenti ci hanno impedito, diciamo, proprio di poter convocare, diciamo, al congresso, perché giustamente l'assembramento sarebbe stato inevitabile. E quindi sto portando avanti io l'associazione, ma lo sto facendo in collegialità con il direttivo e col consiglio regionale. Noi usiamo ormai una piattaforma telematica che ci ha consentito in questa settimana scorsa di fare forse quella che è stata la più numerosa riunione di tutti i tempi del direttivo, perché potendosi riunire in via così di videoconferenza, chiunque dedica, anziché perdere una giornata per arrivare a Catanzaro, per arrivare dove è convocato il direttivo. E questa licenza la avremo per tutti e 400 comuni che l'ha presa per 3 mesi gratuitamente, poi ognuno deciderà se utilizzarla con un rapporto diretto col fornitore. Io l'ho attinta nell'ambito della solidarietà digitale che è scattata da parte delle migliori aziende di comunicazione in questa fase di crisi. Però dirò e concludo che sicuramente questa è una modalità che come dirigenza di ANCI usavamo prima per videoconferenze con nazionali o tra regionali o per lavori squisitamente tecnici. Penso che questa sarà una modalità molto praticata da tutti nel futuro perché consente economicità, efficienza, maggiore partecipazione, diciamo concentrazione piena nei lavori anziché i soliti mormori e le solite passeggiate e quindi speriamo di superare bene questa crisi e che ci lasci soltanto dei segni positivi. Non dappertutto è così, nemmeno in Calabria, perché ci lasceremo dei morti. Andiamo a sentire altri pareri autorevoli, siamo nella piana e sentiamo Nino Cento a proposito di coronavirus. Siamo con Nino Cento, imprenditore agricolo di Cittanova. Ecco, l'emergenza coronavirus ha anche toccato questo settore. Ecco, come siete messi adesso, Nino? Allora, intanto questa tragedia immane mondiale è veramente una cosa tragica, guarda Graziano, perché siamo messi proprio male, 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 anche perché questo è un periodo di raccolta per alcuni settori e per altri sono momenti molto delicati per cui incomincia a esserci la fioritura delle piante, quindi bisogna fare determinati trattamenti, bisogna cominciare a mettere tutto quello che serve in agricoltura in movimento, per cui per avere poi tutti i prodotti come incominciano a giugno, luglio, agosto, insomma tutte quelle varietà, sono le ciliegie adesso, il prossimo mese, quindi è un momento molto particolare veramente e guarda che tutti gli agricoltori siamo messi malissimo. Io spero che, visti tutti gli annunci che stanno facendo alla regione Calabria di aiutare gli agricoltori, ma mi auguro che non siano solo slogan, perché qua guarda che veramente è triste, perché quando incomincia a stare fermo, poi tra l'altro l'altro problema serio è gli operai, cioè non comincia a trovare operai, comincia ad avere bisogno di questi, come fai? Quindi un comparto stato diciamo che non va avanti, non, anche a livello di manodopera, perché è oltre l'aspetto anche economico. È normale. Poi vedi, stanno facendo tutti questi slogan
sì, ci sono quelli che prendono il reddito di cittadinanza, li potremmo mettere a lavorare, ma ragazzi, non è che uno fa l'agricoltore o fa il manovale o fa il braccianti agricolo, cioè ti metti lì e cominci a fare cosa se non hai una praticità, cioè, ma non si rendono conto di quello che dicono, veramente, guarda. Io ho avuto modo di avere anche operai, diciamo, extracomunitari che lavorano, per carità di Dio, però non sanno fare nulla, quindi li devi imparare, gli devi pagare la giornata, perché giustamente questi vengono a lavorare ma non è che sono preparati. Qui andrebbe fatta anche una revisione per quanto riguarda la Regione Calabria, al fine anche di fare delle importanti, ma importanti veramente e strutturali, operazioni di, come dire, di preparazione di queste persone, fare dei corsi di formazione professionale, e nessuno mai ci pensa, ma su tutto, perché guarda che, cioè, l'agricoltura, noi potremmo essere veramente i numeri uno, no, al mondo, non dico in Italia, al mondo veramente, per come siamo strutturati. Abbiamo mare, abbiamo monti, abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo la spettacolarità di tutto il nostro territorio. Purtroppo ci hanno abituati a mantenere l'uliveti, quando si possono fare 30.000 cose, forse le facciamo meglio degli altri, perché noi siamo capaci. Purtroppo siamo incapaci di capire che certe cose si possono fare, allora stiamo tutti lì, uno dietro l'altro, a piangerci addosso, e non va bene. Però in questo momento abbiamo bisogno di una iniezione di aiuto economico a livello veramente eccezionale, cioè devono mettere in campo tutte quelle, diciamo, tutti quei finanziamenti che sono della comunità europea, incominciare a darli, perché adesso non è che possiamo aspettare più la pratica, l'antimafia, tutto quello che ognuno deve prendersi la responsabilità, fare un'autocertificazione e prendersi le responsabilità. Se poi si frega i soldi è un problema suo e non potrà mai avere per tutta la vita, e devono metterlo anche per iscritto anche i figli, che se sbaglia il padre sbagliano pure i figli, quindi non devono avere nessuno più neanche una lira per quanto riguarda i finanziamenti della comunità europea. Io la vedo così, non è, io sono uno drastico, tu dici ma tu fai terrorismo in questo modo, non è terrorismo, queste sono realtà, perché in questo momento bisogna spendere il denaro per portare avanti un'economia che è al disastro. Cioè, ecco, se non interviene lo Stato, Nino, o la Regione Calabria, cosa tu che fai? Chiudi l'attività? Ma guarda, Graziano, non è che io chiudo l'attività, come faccio a chiudere un'attività a quel livello? Però non potrò fare quello che stavo facendo, portare avanti determinati. Abbiamo dei progetti che sono già finanziati nella comunità europea, quindi ci restano sti soldi e cominciamo a lavorare, cominciamo a prendere manodopera specializzata, anche perché lì noi abbiamo dei frutteti che sono meravigliosi, tipo le mele, abbiamo il nocciolo, abbiamo i mirtilli, quindi ora cominciano già a incominciare a uscire le prime foglioline, cioè, non è facile, cioè, tutti dicono, fanno, pensano, cioè, adesso 150 milioni, uno bello slogan, speriamo che sia vero, è stato gridato in tutti i giornali della Calabria, non solo per quanto riguarda le attività per i commercianti e le attività produttive, ben vengano, però questi soldi li devono fare subito, perché altrimenti, io ho i miei dubbi, ti dico la sincera verità, perché sai, intanto la regione ancora non ha un bilancio approvato, uno, in secondo luogo credo che non abbiano neanche un regolamento. Sì, abbiamo trovato 150 milioni, ma come li stanzierete, a chi li darete, come li darete, quando li darete? Perché qua il problema è i tempi. I fratelli Tommaso, Jacopo Platì, Gabriele Provesti sono i campioni assoluti del terzo torneo virtuale dell'Accademia Arti Marziali Maestro Giuseppe Cavallo. Ai tempi del coronavirus non si arrestano le attività sportive, seppur a distanza, per l'Accademia di Arti Marziali del maestro Giuseppe Cavallo, e a uscirne vincitori e quindi campioni assoluti della categoria Open individuale e team, Jacopo Platì e Gabriele Pronesti. Entrambi hanno partecipato infatti al terzo torneo virtuale di arti marziali, ideato e promosso dal noto maestro di difesa personale kickboxing, già stella al merito sportivo del CONI, a trionfare anche, ma questa volta facendo coppia con il fratellino nella categoria bambini specialità in team, Tommaso
Tommaso e Jacopo Platì. Nella categoria individuale invece primo assoluto Gabriele Pronesti, performance le loro di altissimo livello e che hanno riscosso il consenso e il plauso anche del Comitato Olimpico Nazionale attraverso il fiduciario di zona Salvatore Papa. Ricordiamo che l'Accademia del Maestro Cavallo, con sedi operative a Caulonia Marina, Siderno e Polistena, è ormai conosciuta per le attività straordinarie che danno lustro a tutto il territorio, grazie anche alla firma prestigiosa della FIUC, federazione ufficiale riconosciuta dal CONI e di cui Giuseppe Cavallo è il massimo dirigente calabrese. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Giornale che qui finisce, ancora buona Pasquetta, i titoli. Il coronavirus costringe ad una Pasquetta surreale entro le mura domestiche, cercando quell'allegria tanto rara in un momento di enorme sconcerto. Un piano straordinario di controllo del territorio per scongiurare ipotesi di gite fuori porta, in seconde case, frequentazione di luoghi pubblici. Una Pasquetta resa ancora più amara per i lavoratori perché non si sa quale possa essere il ritorno alla regolarità. Parla al giornale sull'economia del futuro il neo assessore Spirlì. Inizia la settimana santa delle due comunità ortodosse di stile Bivongi. Domenica celebreranno la loro Pasqua. Riti che come quelli cattolici si svolgeranno con i monasteri chiusi ai fedeli.